questa puntata. Autonomia differenziata, passano le richieste di referendum abrogativo della legge. Sanità, come sarà il nuovo piano regionale 2024-2026? Una coppa per la promozione della Libertas Livorno 1947. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con voto di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e voto contrario di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Misto Merito e Lealtà le due proposte di deliberazione presentate da Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Una prevede l'abolizione totale della legge nazionale, mentre l'altra solo un'ampia parte. La seconda è stata predisposta nell'eventualità non fosse ritenuta ammissibile l'intera abrogazione. È stato un dibattito serio, un dibattito appassionato con punti di vista differenti. È evidente che l'autonomia differenziata spacca l'Italia, aumenta le disuguaglianze tra nord e sud, tra aree interne e grandi città. Alla fine abbiamo 20 piccole Italie più deboli. Noi abbiamo chiesto ed ho lavorato in queste settimane insieme ai presidenti dei consigli regionali affinché ci fossero due proposte di delibera, una per abrogare totalmente la legge e una per abrogarla in parte. Noi sostanzialmente chiederemo ai cittadini e alle cittadine del nostro paese di esprimersi, perché noi vogliamo un'Italia che non lasci indietro nessuno, vogliamo costruire le condizioni per cui un bimbo che nasce nel borgo più piccolo di un paese del sud, di un'area interna, abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del paese. La nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge, che fra l'altro non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni, non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare fra regioni più forti e regioni più deboli. Noi rischiamo di creare in Italia 20 staterelli che sono insignificanti nei confronti di entità come l'Europa, della quale facciamo parte. Dall'altro, questa legge, che risponde di più alle spinte un po' secessioniste di una forza politica che sta al governo, va letta in un combinato disposto con l'altra legge, che è quella sul premierato, che invece risponde all'applicazione delle spinte diriciste di un'altra forza politica di destra che sta al governo. La nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum, è un atto voluto dalla Costituzione, stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi, quindi è una difesa della nostra peculiarità. Nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata, e con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, toscano come calabrese come veneto, è utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. L'autonomia differenziata è nell'interesse dei cittadini toscani e qualora ci eleggeranno alla guida di questa regione, noi sicuramente chiederemo per tante materie l'autonomia differenziata, ma lo faremo anche quando, siamo sicuri, il presidente Gianni farà ancora un'ulteriore giravolta. Prima era a favore dell'autonomia differenziata, poi è arrivata la SLAN, c'è stato questo cambio di posizione chiaramente imposto con la nuova dirigenza del PD, e sicuramente il presidente di questa regione non potrà fare a meno che andare a chiedere a autonomia differenziata su alcune maniere, e noi saremo al suo fianco e vorremmo e pretenderemo
che anche il Consiglio regionale si possa esprimere nel merito e non come fa il PD e questa sinistra ormai così allargata nella ideologia e nella gestione del potere. La Toscana ha sicuramente un'esperienza in materia di gestione dell'ambiente e dell'energia, in parte anche dal punto di vista dell'urbanistica piuttosto della sanità, e questa riforma aumenta i livelli di autonomia e quindi di gestione dei servizi più vicini ai cittadini e quindi con maggiore capacità di controllo sia da parte dei toscani sia da parte delle imprese. Nel 2017 e nel 2018 l'allora maggioranza di centro-sinistra delle regioni chiedeva alla propria giunta di attivarsi per avere più autonomia, cioè di attuare l'autonomia differenziata esattamente come previsto all'articolo 116 della Costituzione. È evidente che a sinistra sono in confusione, perché se una cosa la fanno loro è buona, se la stessa cosa la fa il centrodestra spacca l'Italia. Si è aperta con l'intervento dell'assessore alla sanità Simone Bezzini l'informativa della giunta regionale in aula in merito al piano sanitario e sociale integrato regionale 2024-2026. L'assessore ha spiegato che è in corso di elaborazione una bozza di piano che successivamente si aprirà un percorso di approfondimento e che l'atto sarà sottoposto al Consiglio regionale. È un passaggio importantissimo perché è l'atto con il quale la regione costruisce la programmazione delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali per i prossimi anni. Quindi è un atto importantissimo perché si danno gli indirizzi alle strutture dirigenziali, si danno gli indirizzi alle aziende sulle traiettorie da seguire. Quali sono i punti fondamentali? L'atto ovviamente è molto corposo, diciamo, e tenderà anche a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi in termini di contenuti. Primo obiettivo: bisogna provare a costruire un nuovo equilibrio tra bisogni di salute, quantità e qualità dei servizi e sostenibilità. Questo è un obiettivo fondamentale perché i bisogni della popolazione crescono, pensiamo ai bisogni della popolazione anziana che sta crescendo ed esprime una domanda di prestazioni sempre più rilevante, e le risorse purtroppo sono scarse, mi verrebbe da dire troppo scarse. Il governo e il Parlamento dovrebbero finanziare di più il sistema sanitario del nostro paese. Però c'è un compito anche nostro, che è quello di costruire un nuovo equilibrio che garantisca qualità e sostenibilità. Il nuovo piano sociosanitario dovrà affrontare le sfide fondamentali della riorganizzazione del sistema sociosanitario regionale. Intanto un approccio al tema delle politiche della salute a 360 gradi. La Toscana su questo è avanti perché ha creato negli anni le società della salute, che sono state create proprio per questo, cioè per non occuparsi solo della sanità, ma per occuparsi di tutti i determinanti: l'istruzione, l'ambiente, i cambiamenti climatici. Ormai è sotto gli occhi di tutti i cittadini come questi siano elementi che incidono sulla salute dei cittadini, e solo mettendoci le mani e solo occupandosi possiamo davvero occuparci della salute dei nostri cittadini. La creazione delle case di comunità e quindi di un territorio che sia punto di riferimento per i problemi, ma non solo nel momento in cui c'è il problema, ma anche proattivo, quindi di chiamata di tutti i cronici. In Toscana abbiamo 40% dei cittadini sono cronici, 70% della spesa sanitaria è sulla cronicità. Affrontare questo vuol dire anche governare e dare un approccio di sostenibilità al sistema sanitario. Noi siamo molto contenti della teoria, perché per la prima volta c'è un approccio olistico complessivo sul concetto di salute. La salute non è più vista solo in senso sanitario e curativo, ma anche in senso di contrasto alla povertà, quindi un aspetto sociale, ma anche e soprattutto ambientale. Questo è quello che abbiamo chiesto con forza alla Giunta, ossia che ci sia un cambio decisivo di rotta riguardo soprattutto alla tutela ambientale. Ci sono in Toscana delle forti criticità che non sono affrontate da decenni. Ho fatto appunto la menzione dell'inquinamento da Marmettola sulle Alpi Apuane, l'inquinamento del Fosso Bianco spiagge bianche di Rosignano, ai residui del cheo sotto le strade, i residui tossici di cui c'è stato questo scandalo recentemente, all'inquinamento della Piana Fiorentina. Quindi non si può
pensare di fare un piano sanitario con un nuovo approccio se non si affrontano questi problemi di inquinamento che a nostro avviso non sono più rimandabili. Un piano sanitario che indubbiamente arriva un anno dalla fine di questa legislatura e naturalmente è un piano che dal nostro punto di vista presenta non solo criticità ma soprattutto mancate risposte. Arriva senza un confronto e un approfondimento che credo fosse dovuto soprattutto all'interno della commissione competente. Arriva soprattutto senza un dato fondamentale dal nostro punto di vista, ovvero quello che è la situazione attuale, le criticità e soprattutto il monitoraggio di quello che è lo stato della sanità toscana. Una sanità toscana che, voglio ricordare, è stata oggetto di un intervento importante con l'aumento dell'IRPEF. È una sanità toscana che ancora oggi presenta oggettive difficoltà, ma credo che non sia solamente, diciamo, sotto gli occhi nostri, dei consiglieri regionali, ma soprattutto sotto gli occhi dei cittadini, che sono molto spesso costretti, ad esempio, a situazioni di disagio, non solo sulle liste d'attesa, ma pensiamo anche allo stato dei pronti soccorsi toscani. Quindi quello che sarebbe, diciamo, piaciuto avere come opposizione è soprattutto una idea seria, concreta, non solo di quello che si vuole fare e degli interventi effettivi e non solo enunciazioni di principio, ma soprattutto quello che oggi è un monitoraggio serio su quello che è stato fatto e su ciò che invece si vorrà fare. Il fallimento delle tre grandi ASL, e da questo punto di vista la Lega rilancerà una stagione referendaria per abrogare tutto il sistema normativo e giuridico che regge il sistema sanitario in Toscana, che non funziona. Abbiamo avuto modo di vedere che nell'informativa al solito si cerca di scaricare sul governo quella che è una sorta di carenza di risorse alla sanità. In realtà la Regione Toscana le risorse le spende male e dimostrazione più ampia non potrebbe che essere quella del pasticcio della vicenda del payback. E guardate che il fallimento della riforma sanitaria voluta dalla Regione Toscana è dimostrata dal fatto che era nata per risparmiare risorse ed è terminata con l'addizionale IRPEF della fine del 2023. E mi pare che ci sia invece una certa attenzione al proliferare degli enti, al proliferare delle poltrone, ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai revisori dei conti, ai consigli di amministrazione. Su quello non si risparmiano energie. La Libertas Livorno 1947 è tornata dopo 33 anni nella Serie A della pallacanestro, conquistando una storica promozione in A2. E per festeggiarla l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso all'unanimità di consegnare alla squadra una coppa. È un riconoscimento per la società, è un riconoscimento per gli atleti che hanno fatto un campionato stupendo, è un riconoscimento per il pubblico che ha sempre gremito il palazzetto dello sport. Non ci sarà più il derby, ma Livorno, la Libertas, rappresenterà davvero ai massimi livelli tutto il nostro territorio. E questo è un riconoscimento che insieme al presidente Gazzetti abbiamo voluto dare per dire grazie a chi ha scommesso investendoci su questa società e agli atleti che hanno fatto un campionato stupendo. Mi è sembrato e ci è sembrato dunque assolutamente doveroso questo riconoscimento, anche perché sicuramente la Libertas ha tenuto molto alto il nome non solo di Livorno ma della Toscana tutta, e questo è un premio, un riconoscimento al risultato sportivo ma anche al progetto che c'è dietro questo risultato e il lavoro della società e del Presidente Consigli. Noi l'abbiamo detto tante volte, questa è una vittoria della gente. La gente che ha voluto far rinascere il basket a Livorno, la gente che si è messa insieme per ricostituire la Libertas Livorno dopo i fasti degli anni Ottanta, e poi con l'aiuto di tutti siamo riusciti a riportarla in Serie A. Adesso questo è un patrimonio molto importante per noi e per tutti i ragazzi, le ragazze, le famiglie che seguono questa squadra, che l'hanno seguita con grande entusiasmo, e noi vogliamo continuare ad andare avanti in questo senso anche in Serie A. La voglia è tantissima, sarà un campionato difficilissimo, ci sono 10 squadre su 20 che vogliono salire, quindi hanno investito tantissimo. Noi invece vogliamo tranquillamente, cerchiamo di salvarci il prima possibile e mantenere la categoria per poi aggiungere altri tasselli per l'anno dopo.